Bella a tutti ragazzi, sono Ildan e benvenuti in questo nuovo video, sempre sui palloncini Blue Tower Defender. Allora, ragazzuoli, oggi faremo delle partite normali perché anche Sebastia non mi ha contattato. Quindi, veramente volevo farlo prima questa cosa, ma ci ho pensato dopo, sinceramente. Quindi, sia per Mattia che per Sebastian avrete tempo fino a sabato. Se per sabato non mi contattate, ragazzi, rifarò la ruota. Quindi oggi faremo una partita totalmente a caso, anche se veramente, come avete letto nel titolo, voglio provare un nuovo metodo, un meta, come vi pare. Quindi andiamo a fare. Prima di tutto, ragazzi, intanto che prendiamo la povertà, che mi sono perso la freccia come sempre. Ragazzi, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi se non l'avete fatto e se volete un cuoricino, un bel hashtag palloncino. In più, ragazzi, che prendiamo ben 50 bigliettoni, ragazzi, non mettete qua sotto nei video hashtag voglio partecipare, lo dovete fare quando lo dirò io, perché sennò, ragazzi, troppo facile così, quindi con calma giocherete tutti piano piano. Quindi ragazzi, noi andiamo a farci la partita. Bene ragazzi, eccoci qui in Bananza. Allora, già siamo nella schermata ed oggi non voglio fare la piramide perché sennò sarebbe troppo, e ripeto, troppo ripetitiva. Quindi random, vediamo che cosa ci esce fuori. Ok ragazzi, mi è venuta questa idea all'ultimo secondo e devo dire che è veramente squallida. Allora, abbiamo la forma della banana così a random. Perfetto. Allora, io sinceramente volevo fare una cosa del genere, veramente ragazzi, già da un bel po' di tempo. Devo essere sincero, già da un bel po' di tempo volevo fare una cosa del genere. Porca miseria, se non ho preso manco le banane farmer. Vabbè, non fa niente. Sinceramente, perché ragazzi? Perché mi stavo veramente annoiando di fare tattiche obsolete, tattiche che si vedono su YouTube. Quindi ho pensato, facciamo le cose a random, vediamo che cosa ci esce fuori ragazzi, perché è più divertente, è più... non lo so, forse sarò io scemo, non lo so. Però vediamo, abbiamo la scimmia normale, il cecchino e la banana, in più i ciucciapalle che lo metteremo qua in mezzo sicuramente, che lo potenzieremo poco per ora, al momento. Però, ripeto, però ragazzi, ciucciapalle, oggi sarà il main event, chiamiamolo così, il main event di questa puntata. Allora, potenziamo, faremo una cosa così ragazzi, io non so come andrà a finire. Devo essere sincero, non so come andrà a finire, ma io butterò anche un po' di palloncini giusto per potenziare i nostri dollari. Tanto abbiamo la farm delle banane, al momento così come siamo messi bene al momento, quindi possiamo anche far spammare e prendere un po' di dollari giusto per avere un po' di più. Tanto basta fare così, guardate quanti dollari riusciamo a recuperare. Quindi spammiamo ancora, via via via. Anche perché se non mi dispiacerebbe, ripeto, dispiacerebbe mettere una banca. Infatti oggi proprio non ci sto. La metteremo qua. Oh, ci sono riuscito, finalmente. Mamma mia. Oggi ragazzi, sta piovendo da noi, quindi quando piove parlo molto male. Già che parlo male di mio, sinceramente parlando, ma oggi veramente è così, quindi amen, se mi capite bene, se non mi capite pazienza. Allora, potenziamo il nostro, perché qua, perfetto. Allora, vediamo un attimo, intanto potenziamo anche questo. Sinceramente parlando, madonna ciucciapalle, raga, mi piace da morire questo ciucciapalle. Allora, vediamo un attimo, posso metterla anche qui sopra, perfetto. Allora, mettiamolo lì. Porca miseria, che mi vengono in mente, guarda, mi vengono proprio in mente tante cose. Allora, vediamo un poco. Vorrei potenziare anche il cecchino. Ok. Potenziamo il cecchino, per ora va benissimo così. Madonna, quanti dollari che stanno uscendo da qua.
Allora, potenziamo la banca, prendiamo anche i dollari. Sinceramente parlando, non so, e ripeto, non so che cosa sto combinando. Allora, vediamo un po', mettiamo questo qui, qual era quello? Ah, era questo qua, in effetti. Vabbè, però, ragazzi, faremo un po' una puntata un po' strana e a cazzeggio, anche perché il nostro avversario sicuramente vorrà fare quello che dico io, e infatti quello che fa. E sinceramente parlando, vorrei finirla qua. Ragazzi, vorrei finirla qua, per quanto possa essere divertente questa cosa, ma il nostro avversario sta facendo la piramide, ragazzuoli, quindi converrebbe finirla qui. Ragazzi, mi spiace veramente, finiamola veramente qua la partita. Che cos'è? Oh, il mio avversario si è disconnesso. 3, 2, 1. E il mio avversario? No! Ok, il mio avversario si è disconnesso. E vai! Vabbè, questa non vale, ragazzi. Purtroppo Bananza lo posso fare una volta ogni tot ore. Quindi, ragazzi, mi spiace per il mio avversario. Certo, non è bello vincere in questo modo, ma da una parte è bello guadagnare 100 medaglie in più a gratis. Quindi noi andiamo a farci un'altra partita, va? Bene, ragazzi, eccoci qua per un'altra partita. Allora, oggi faremo una nuova strategia, o meglio, una nuova per me strategia, perché non è una cosa che è nuova nel senso che l'ho inventata io, cioè magari. Non è così, ragazzi, non è vero. Allora, spine, ciucciapalle e capanna, ragazzuoli. Speriamo di prendere un mago. Oddio, non farebbe schifo, sinceramente, ma no, voglio un mago, voglio qualcosa, vabbè, l'ingegnere va benissimo. Ok, ragazzuoli, eccoci qua. Allora, potenziamo il nostro ingegnere, iniziamo subito perché voglio fare una cosa un po' particolare. Allora, possiamo già spammare, non possiamo spammare, intanto mettiamo anche questo proprio al limite dei limiti. Perfetto. Allora, possiamo spammare i nostri palloncioncioli. Allora, perché ho messo prima l'ingegnere, ragazzi? Perché devo avere una certezza all'inizio. Perché le spine, ripeto, le spine non hanno questa, diciamo, non mi vengono le parole giuste, sinceramente. Però non sono sicuri veramente al momento come l'ingegnere già ai primi round. L'ingegnere dà veramente una sicurezza abnorme perché ha le torrette e scoppia molto più facilmente, e quindi per ora va benissimo così. Spammiamo i nostri palloncioncioloni. Allora, ragazzi, se voi conoscete già questa tattica, fatemelo sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se è bella, brutta, inutile, utile, difficile, non difficile. Parere mio, che la gioco da un pochettino di tempo, sinceramente da una settimana e più, posso dire che è veramente una tattica difficilissima. Ci vuole tanta pazienza, tanta voglia di cambiare tattiche. E devo essere, per quanto sono nabbo io, ragazzi, devo essere sincero, è veramente difficile, ma veramente difficile. Io intanto comincio ancora a spammare questi maledetti palloncioncioli. E al momento stiamo tranquilli, come potete vedere siamo ancora a round 7 e solamente con due torrette, ragazzi. Vedete che l'ingegnere dà quella sicurezza che per un periodo di tempo può essere utile. Allora, arriviamo a 500 dollari. Perché vorrei, ecco, già ci sono arrivato. Vorrei cominciare a posizionare e a potenziare le nostre truppe. Allora, voglio potenziare anche questa. Perfetto, ok. E ma andiamo ancora a spammare volendo. Vai con i verdi. Vai. C'ho pure il raffreddore maledetto. Allora, vediamo un attimo. Potenziamo, c'è il rosa. Va, buttiamoci il rosa, ma no, Ma vabbè, dai, su. Buttiamoci i verdi al momento perché costano un pochettino di meno, ma possiamo aumentare i nostri dollari come se non ci fosse un domani. Allora, ragazzuoli, qui ce ne vorrà un bel po' di tempo. E sinceramente parlando, scoppialo! Oh, vabbè, prenderò un po' di danno.
I camo, maledettamente, i camo. Come li butto i camo? Mo li buttiamo i camo, ragazzuoli. Allora, vai. È partita una chiamata, va benissimo. Allora, andiamo avanti. Potenziamo l'ingegnere perché ci serve l'ingegneronzolo. Allora, potenziamo anche lui. Allora, iniziamo a utilizzare, e ripeto, a utilizzare il ciociaval. Il ciociaval. Allora, prendiamolo. Via. Ciuccia ciuccia. Vabbè, ragazzi, sono un po' pazzo quando uso questo ciucciapalle, perché è veramente bello. È bella questa truppa. Come fate a non amarla? È bellissima. Allora, potenziamo. Allora, questa truppa qui la... Anzi, no, ho fatto una cavolata. Non volevo fare questo. Allora, mettiamolo ancora qua. Oh, porca miseriaccia. Oh, perché non me lo fa mettere? Ok, eccolo qua. Perfetto. Oh, facciamo potenziarlo. Ammazzimo, menga. Perfetto. Ciuccia, ciuccia. Ciuccia, però c'è questo camo. Io come faccio qui camo? Maledettamente. Menga, faccio così. Però manco così funziona. E mo? Mo dovrò fare un'altra cosa. Dovrei in teoria. Vai, vai. Anzi, no. Che vai? Porca... Ragazzi, sto facendo un casino. Sto facendo veramente un casino. Allora, potenziamo veramente l'ingegnere con calma, perché veramente sto vaneggiando un pochettino. Allora, vai con l'ingegnere e con il Ghostbuster, così prendiamo anche un po' di dollari, sinceramente, da questa cosa. E allora, mettiamo un altro ingegnere qua, così possiamo fare il Ghostbuster. Allora, pa, pa e pa, perfetto. Al momento dovrei continuare a spammare, ma voglio potenziare questo maledetto ingegnere. Sì, va benissimo, utilissimo, ciucciapallonzolo, guardatelo, mamma mia. Guardatelo. Ehi, camo, porca miseria, non so come buttarli giù. Perfetto, ci pensa l'ingegnere, ci pensa lui. È lui che comanda in questa partita, è lui, non c'è niente da fare, ma ne metto pure un'altra, giusto per... Ok, vai, perfetto. Sinceramente parlando, dovevo fare altro, però l'ingegnere sta salvando la partita. Sta salvando la partita l'ingegnere. Io ho rifatto lo stesso errore di prima. Io sono proprio scemo. Ho fatto l'errore di prima. Prendiamo questi dollari. Allora, dai, su, ormai l'ho fatto, continuiamo a farlo. Allora, potrei anche metterne un altro di ingegnere, ma no. Metterò la capanna proprio qua in mezzo, proprio giusto per fare quello che vogliamo fare noi. Allora, mettiamo questo, potenziamo prima questa di spina, perché ci serve questa spina. Allora, potenziamo, continuiamo il nostro potenziamento, che ci serve al momento. E sinceramente parlando, così come stiamo messi benissimo al momento, anche perché abbiamo quei due ingegneri che fanno il loro sporco lavoro. Io voglio spammare se è possibile. Perfetto, possiamo fare così direttamente, così ci salviamo un attimino. Ok, perfetto. Come potete vedere, il cooldown dell'abilità delle spine è veramente bassa, ragazzi, ma veramente bassa, cioè è come se non esistesse, non esiste, cioè già posso rifarla già di nuovo. E pensate quando si metterà una caterva di queste spine da tutte le mappe, cioè raga, è una cosa veramente OP, chiamiamola così, è OP veramente, ma stiamo scherzando. Adesso ne abbiamo addirittura due. Ok, potenziamo anche il range, perfetto, così abbiamo tutto. Dovrei potenziare anche la capanna, in teoria, in teoria. Allora, potenziamo, converrebbe iniziare a potenziarci con questi qua. Allora, al momento stiamo bene. Dovrei mettere, dovrei cominciare a mettere ciucciapalle che ciuccia porca miseria, no, i camo,
No, dai, devo mettere più ingegneri. Allora metteremo più ingegneri. Più ingegneri. Porca miseria, sono rimasto con 3 di vita. Più ingegneri. Più ingegneri. Allora, no, ragazzi, i camo veramente è il punto debole di questa tattica, chiamiamola così, di questa tattica. Oh, possiamo anche buttarne un altro, tanto per, dai, su. Allora, potenziamo al massimo i nostri ingegneri che non l'ho proprio toccati. Ok, perfetto. Potrei cominciare a... Eccolo, questo qua, ragazzi. Dovevo potenziare questo qui perché mo tra un po' inizieranno ad uscire i gommoni, anche se con 3 di vita, ragazzi, non so veramente che cosa fare. Allora, vediamo un attimo. Cominciamo a buttare anche l'abilità. Come potete vedere, ragazzi, è veramente bella questa cosa. Allora, facciamone mettere un... perfetto, facciamo metterne un altro. Perfetto. Facciamo così, porca miseria. Tanto ci stanno questi. Ce ne stanno 3 sta botta. Non mi puoi fregare. Anche se continuo così, ho una paura matta che non ce la faremo. Ok, eccolo qua. Eccolo qua. Ciuccia, ciuccia. Ciuccia, che buono. Ciuccia, che buono. Com'è? Ciuccia. No, no, se c'è uno di quelli va fuori, ragazzi, sono fuori veramente. Perfetto. Converrebbe metterne un altro, ingegnere, sapete? Mettiamolo qua, va. Potenziamolo, perfetto. Ho veramente un bel po' di dollari, quindi... potenziamo questo qua, perfetto. Dai, perfetto. Oh, madonna, ragazzi, sto veramente rischiando tanto. Veramente rischiando tanto. Potenziamo anche la nostra capanna. Allora, ciuccia, ciuccia. Ciuccia, che buono. Ciuccia, ciuccia. Facciamo così, così siamo più sicuri. Guardate, ragazzi, questa la tattica è bella. Non è difficile, è semplice. Non dovete fare niente. L'abilità si ricarica più veloce possibile. E infatti è una cosa veramente mostruosa. Possiamo anche metterli. Possiamo metterli anche un po' qua, diciamo la verità. Allora, prendiamo, poi rendiamo. Così abbiamo un po' di. Facciamo un po' così. Prendiamo questi, vai. Prendiamoli. Perfetto. Guardate, ragazzi, mi stanno salvando gli ingegneri. Devo dire la verità, mi stanno salvando gli ingegneri. Allora, mettiamo anche un ciucciapalle qua. Ok, facciamolo così, perfetto, perfettissimo. L'abbiamo uppato al massimo. Ok, facciamo anche così. Guardate, ragazzi, che bello! Liscio! Cioè, ho perso un bel po' di vita perché ho cazzeggiato un pochettino, ragazzi. Parliamoci chiaro. Ho cazzeggiato veramente tanto. Però è una cosa. Guardate, cioè, ciuccia in un modo assurdo. Allora, facciamo così. Ma no, 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 raga, stavo rischiando veramente tanto. E tanto anche. Allora, abilità, abilità. Ci vuole qua l'abilità. Vai. Mamma mia, perché non prendo i dollari da qua? Vedete? Vedete che è veramente, veramente difficile la cosa. Vai, facciamone un altro per sicurezza, che qua ci serve. Allora, facciamone un paio. Giusto per... possiamo metterlo qua. Perfetto. Perfetto. Potenziamo. Vai. Perfettissimo. Vorrei potenziare anche questo. Potenziamolo tutto. Così almeno abbiamo... Guardate che roba, ragazzi. Non passa più niente. Allora, sinceramente parlando, vorrei mettere un altro ciucciapalle proprio qua in mezzo. Però in un altro modo. Eccolo. Eccoli, ragazzi. Sono arrivati. Sono arrivati i rinforzi. Allora, buttiamo tutto. Ci serve. Guardate che roba. Guardate che roba. Ma che... No, ma dai. Ma che roba è? Guardate che roba. No, veramente. Sto amando questa tattica, ragazzi. Veramente. Però sto avendo anche un po' di problemi. Allora, prendiamo qua così almeno. Perfetto. Usiamo un'altra. Tanto ne abbiamo quante ne vogliamo. Anzi, mo già che faccio. Ne metto un altro qua. E stiamo a posto. Anzi, fammi prendere i dollari da qua.
Perfetto, guardate, guardate che roba! Mamma mia! Ma è bellissima sta tattica! Io ragazzi, io a sto punto non ci sono mai arrivato così come sto adesso, devo essere sincero. Questo lo potremmo mettere un po' più di qua, vabbè, la possiamo mettere un altro qua. Quasi però, l'avevo visto. Allora, prendiamo un attimo questo. Facciamo così. Mamma, è bellissima. Raga, non posso smettere di dire che è bellissima. Non ce la faccio a dirlo. A non dirlo più che altro. Vai, vai, vogliamo un altro ciucciapalle qua, perché no, ho una brutta sensazione. Possiamo metterla qui, volendo, sì, ok. Sempre dei gommoni, ragazzi, perché veramente, guarda, sto rimanendo, sto campando con 3 di vita. Con 3 di vita, ragazzi, con 3 di vita. E questa registrazione sta andando alle lunghe. Alle lunghe. Guardate che roba. Vabbè, sembrerebbe utilizzarli un pochettino, Mamma mia. No ragazzi, sto avendo, non potrei dirlo, ma sto avendo una cosa veramente bella in questo momento. È bellissimo, ho già tutte le cariche ricaricate. Guardate. Ma che roba. Ma una cosa bellissima. Ragazzi, posso anche perdere in questo momento, non mi interessa. Non mi interessa, anzi ne mettiamo un altro qua, va. Giusto per. Giusto per. Cioè, veramente, posso anche perdere. Ma che roba. Ma guarda, raga, cioè, già ricaricato. Già prendo pure i dollari. Niente, niente, raga, non va, non esce fuori. Ah, meglio, aspetta, ne metto un altro qua, giusto per precauzioni, sa. Ok, mamma mia, cioè, 9, ce ne abbiamo 9 abilità, 9 ragazzi, 9 abilità, 9, guardate, ma che roba. No, mi sono innamorato di questa tattica, ragazzi, già ero, e i singhiozzi non mancano mai. Dicevo, già che mi piaceva già da prima, ma adesso veramente ho anche vinto. Bella ragazzi, questa mi è piaciuta veramente. Bene ragazzi, eccoci qua, abbiamo fatto queste due partite. L'ultima partita veramente epica, veramente epica, non c'è niente da fare. Bellissima partita, mi è piaciuta veramente. Ringrazio gli ingegneri che mi hanno salvato. E detto questo ragazzi, fatemi sapere qui sotto se questa tattica vi piace. E noi ci vediamo nel prossimo video.